Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary e bentrovati a State of Chris, un nuovo format ragazzi, dal nome un po' così, un po' goliardico, che vuole copiare lo State of Play di Sony. Mi è venuto in mente così, tanto per dargli un nome, ed è un nuovo format che vuole fare a fine mese il punto della situazione, ok? Dirvi un pochettino come sono andati tutti quanti i canali, tutte le mie attività su YouTube, su Twitch, tutte le mie attività del progetto intero che ho su YouTube e dirvi anche un po' verso dove mi sto dirigendo, qual è lo stato delle mie attività, per così dire, da qui il nome. Di fatto che cosa vi dirò? Tanto per cominciare ho voluto farlo su questo canale qui perché Diary è un po' un canale contenitore, ci metto un po' di tutto quello che non va nei canali tematici che ho deciso di avere, perciò sapete tutto quello che non ha strettamente a che vedere con i videogiochi, la musica, l'audio professionale o la politica è destinato un po' a questo canale qui, no? Adesso col passare del tempo un po' sto cercando di pensare ad altre cose, però di base resta un po' un canale contenitore, d'accordo? E infatti parleremo anche dello stato di questo canale qui, insieme agli altri, ma dato che è data la sua natura di canale contenitore, ho pensato di fare così e poi rilanciare questo video nei vari social e community degli altri canali per tenere un po' aggiornate anche tutte quante le community, d'accordo? E anche per promuovere un po' questo canale su cui sto cercando di puntare leggermente di più per il futuro, per la natura dei contenuti. Cominciamo dalle cose però personali. Nell'ultimo periodo, come probabilmente sa chi mi segue da un po', e ne ho parlato anche qui su Diary, ho avuto una, tra virgolette, ricaduta del mio solito problema, che è quello dell'insonnia. È una cosa di cui soffro da tempo, periodicamente si acuisce molto e al top, per così dire, mi butta in una situazione tale che sono praticamente impossibilitato a fare quasi qualunque cosa. Per spiegarmi, quando arriva al top rischio di dormire per pochissimo ogni giorno a orari X, non riuscire quasi mai a prendere sonno per un po' in momenti X della giornata, svegliarmi dopo poco e stare di un male infinito, probabilmente anche molto peggio di quando mi sono addormentato. E così al loop durante la giornata. Per un po' reggo, poi alla fine il mio cervello chiude bottega e mi ritrovo in uno stato completamente zombificato in cui riesco a fare poco o nulla. Vi risparmio ovviamente la domanda. Sto facendo qualcosa a riguardo? Ovviamente sì, ragazzi, però preferisco non scendere nei dettagli di una cosa così tanto personale. Penso che prima o poi ve ne parlerò in maniera ancora più approfondita, ma vi basta sapere che queste cose capitano, d'accordo? Mi capitano e quando capitano io cerco di fare tutto ciò che è in mio potere per resistere, tra virgolette, però a un certo punto cedo e mi devo prendere un po' di tempo per stare il più calmo possibile e trovare un modo e attendere con pazienza che la cosa rientri un po'. Grazie a Dio, negli ultimi 2-3 giorni sono riuscito a dormire di più, non tantissimo, ma mi sono un po' ripreso e anche se sono un po' al 50% della forma, per così dire, sono tornato in attività già da qualche giorno perché uno, c'erano cose pressanti di lavoro che dovevo fare assolutamente, due, io non posso stare, sto rosico sempre malissimo quando c'è qualcosa che mi blocca dal creare contenuti, perciò, maledizione, sono lì che proprio mordo il freno, ok? E quindi eccomi qua. Nell'inaugurare quello che è un format che in realtà ha qualche giorno di ritardo perché l'avevo pensato già qualche settimana fa e volevo presentarvelo a fine giugno, però ve lo dovete beccare i primi di luglio per i motivi che vi ho già detto. Però, insomma, a quanto pare sta un po' rientrando questo fatto dell'insonnia e bene così. Per il resto la mia vita va avanti come sempre e al netto di queste cose si continua a lavorare e si continua a creare contenuti. Quindi cominciamo con questi, ok? E cominciamo proprio da Diary, che è questo canale qui. Anche se ho sempre voluto utilizzarlo come canale contenitore facendo un po' la qualunque, ho deciso di applicare un po' un'altra filosofia, ovvero di metterci un po' di altre cose in maniera più stabile.
Questa, a dire la verità, uso questo canale come corollario, ma un po' tutto il mio lavoro adesso sta subendo una rivisitazione, nel senso che voglio ricominciare a fare contenuti su tutti quanti i canali come facevo una volta, anche se una volta ne facevo decisamente meno, a scadenze regolari ma più rade, perché semplicemente voglio ricominciare perché l'assenza di contenuti su tutti gli altri canali, a parte quello di gaming che è sempre stato il canale principale in questi anni, mi pesa perché ho sempre voluto farle queste cose, e quindi più passa il tempo, più mi ritrovo con l'assenza di contenuti sugli altri canali, più la cosa mi pesava e più mi dava fastidio, perché è la cosa che ho voluto fare fin da sempre, fin da quando ho cominciato a fare roba su YouTube e poi anche su Twitch. Ho sempre voluto trattare argomenti diversi e non limitarmi al solo gaming. Poi caso ha voluto che gli impegni fossero troppi e che le mie ambizioni fossero al di là delle mie possibilità quasi costantemente, e alla fine ne hanno risentito tutti gli altri canali, compreso quello in cui vi trovate ora. Però la cosa ho deciso di cambiarla, e ci stavo riuscendo se non fosse stata per la maledettissima insonnia. E quindi avete già visto qualche contenuto, ho cominciato a fare qualche impressione, qualche ho visto, tipo gli ultimi che ci sono stati sui contenuti di Star Wars, ho visto le prime puntate della serie di Obi-Wan Kenobi, ho visto Rogue One. E poi ho voluto inaugurare anche un altro format, sia proprio periodo di inaugurazioni di format, e credetemi non è finita qua, infatti adesso ne parleremo, in cui ho fatto un qualcosa del tipo "ma vi ricordate puntini puntini", e in questo caso era il telefilm Dark Angel. Ne vedrete anche di altri nel futuro, perché ho deciso di provare a fare un po' di roba, farò un po' di esperimenti, ragazzi, su questo canale voglio fare un po' come mi pare, ma allo stesso tempo farlo con un po' di criterio, ok? Il vostro feedback è importante, ovviamente, quindi fatemi sapere che cosa vi piace di più. Però questo, come vi ho detto, è un canale contenitore, ma allo stesso tempo è un canale in cui voglio dare una qualche forma, ok? Nel futuro però vedrete altre cose. Un paio di cose che mi sono venute in mente, e queste non saranno subito, ve lo dico. Nell'immediato continueranno le cose che vi ho già offerto nelle ultime settimane e vi ho offerto nei mesi scorsi, quindi saranno contenuti di approfondimento personale, quelli ci tengo a farli, quando c'è qualcosa di cui voglio parlare di personale o un tema che ricorre o un tema di attualità ma che non interessa nessuno dei temi trattati dai miei altri canali tematici, se vogliamo, lo butto qua perché c'ho voglia di parlarne. Ma sì, serie TV, film, anime, altre cose che vedo, che recupero, eccetera, oppure di cui si sta parlando, le voglio trattare e le voglio trattare qui. Quindi questo è più o meno quello che vedrete anche nel prossimo mese, cioè quello in corso, quello di luglio. Continuerò a offrirvi queste cose qui. Se c'è qualcosa di molto attuale di cui stanno parlando tutti, cercherò di stare un po' più sul pezzo anche qui, ed è una cosa che intendo fare assolutamente, ma di base sono tutti vlog e cose principali. Ma vi anticipo che ci sono un paio di cose che sto meditando per il futuro che mi piacerebbe davvero fare. Uno è una sorta di format quasi letterario. Che cosa intendo? Questo è derivante da una persona che io conosco, un mio caro amico, che ama molto i libri, la lettura e tante cose, e più volte gli ho detto: ma cazzo, fai un canale YouTube, no? E lui è sempre restio, non gliene va, e non è tipo da impelagarsi con la tecnologia, con i social, con queste cose, e quindi ha sempre, non perché non volesse comunicare a qualcuno quello che fa, ma non si è mai voluto impelagare nell'imparare a farle, queste cose qua. E quindi a un certo punto gli ho detto: ma senti un po', ma se invece di farlo tu con un tuo canale, cioè se non ti va di farlo, perché non lo facciamo insieme? Ti do, diciamo, uno spazio, non dico settimanale, ma mensile, qui sul canale di Diary, e parliamo dei libri che vuoi. Io ti faccio da host, no? Da conduttore, e dopodiché parliamo insieme di queste cose. E lui ha detto sì, è una cosa che anzi ha gradito particolarmente, ha detto: cazzo, formula perfetta, così io supero questa fase e abbiamo una piattaforma e gli strumenti di uno che è già un pochettino avviato, che tutte queste cose le ha e più o meno le sa fare. Quindi perfetto. E questa cosa la vedrete, ragazzi, solo che
Mi piacerebbe organizzarlo con un format fatto benino. E per farlo servono un paio di microfoni e un paio di telecamere in più, ok? Vedete il tavolo qua dietro? Qui, e le persone che mi seguono da un po' lo sanno, ho da tanto tempo meditato di fare dei contenuti multimicrofono, multicam, che fossero per il canale di gaming, giochi da tavolo, eccetera. Per il canale di Diary, chiacchierate libere con persone che parlano di tante cose varie ed eventuali. Quel mio, il mio caro amico Robbo è solo un esempio, ma ce ne possono essere anche degli altri. Nel canale di politica fare dei dibattiti o delle discussioni con tante persone, no? Organizzare un setup da podcast, ma anche altre cose come per esempio il canale di gaming, giochi da tavolo o giochi di ruolo, eccetera. Perché vi dico che dovrete aspettare un po'? Beh, perché bisogna attrezzarsi per questo. Io è tanto tempo che sto meditando di fare questa cosa, diciamo che mancano i fondi per farla bene, perché una volta che l'ho fatta poi la voglio fare veramente bene, quindi servono multiple telecamere con una regia, multipli microfoni con ovviamente un affarino dedicato, probabilmente un secondo computer per gestire bene la cosa da lì, eccetera eccetera. Voglio farla bene se deve partire questa cosa, e quindi ci vorrà un po', d'accordo? Però sappiate che ho in mente di fare queste cose, e ovviamente se avete dei pareri, dei suggerimenti, sono assolutamente benvenuti. Poi passiamo al canale di gaming, va, che è stato per tanto tempo e tuttora è e probabilmente rimarrà per un po' il mio canale principale. Ora, a parte lo stop dovuto all'insonnia, e d'accordo, eccetera, ormai il canale di gaming è stabile. Sul primo canale YouTube ci sono le news, i vlog, le recensioni e i video speciali. Sul secondo canale ci sono i gameplay, i proviamolo e appunto le live sui due canali Twitch che ricarico poi sul secondo canale YouTube. Sul primo canale Twitch ci sono cose un po' più in live, un po' più studiate, come i Chris Talk, che sono i talk show, le serate con me e Agne, che sono serate horror o altro, le serate backlog in cui recuperiamo un gioco in particolare, e ci sono gli eventi da vedere insieme o delle cose più peculiari. Il secondo canale Twitch è stato fatto soltanto come registra serie, non c'è una programmazione vera e propria, non ci sono degli orari, non ci sono delle cose, semplicemente quando gioco un gioco lo gioco live con la mia webcam lì, cioè con il mio avatar lì sul posto, è easy, e quindi chi mi vuole seguire lì, ma se no viene tutto poi ricaricato sul secondo canale YouTube. Perciò si può dire che ci sia una forma più o meno stabile. Ovviamente anche lì sto meditando cose diverse, ma per ora mi interessa raggiungere una forma che mi consenta di fare le cose nella maniera più efficiente possibile, anche per quanto riguarda le cose un po' più specifiche. Mi spiego. Quello che sto facendo sul canale di gaming ormai in buona parte è rodato e riesco a fare tante cose velocemente con tanti arzigogoli tecnici che ormai mi sono abituato ad utilizzare. Per esempio le news sono fatte senza montaggio, sono in un'unica passata. Ormai ho la mia scena di OBS che viene oltretutto costantemente aggiornata, e ogni giorno io seleziono le news, ci abbino un video e viene tutto quanto fatto a modalità di pianista. Tutti i cambi scene sono fatti al momento, e quindi il video, una volta finito a registrare, è pronto, non serve il montaggio, serve giusto un taglietto all'inizio e alla fine, e dopodiché quello viene caricato. E stessa cosa succede per buona parte dei miei contenuti. Quelli un po' più speciali, se vogliamo, quelli invece sono scritti, e quelle sono questioni diverse. Mi piacerebbe raggiungere un certo flow anche lì. Mi ci sto avvicinando con il Detective Cross, no? Perché più o meno gli asset video li ho. Mi piacerebbe aggiornarli, ma per ora non posso permettermelo perché ho delle idee per il Detective Cross per il futuro, ma per ora non si può fare. E tutti gli altri video speciali, che sono gli approfondimenti o le altre cose o le canzoni, mi richiedono tanto tempo, quindi sono rari. Mi piacerebbe che fossero un po' più frequenti, d'accordo? Ah sì, c'è anche il podcast in cui ho un ospite,
Speravo mensilmente, ma sta stagione è andata un po' a puttane, quindi sono riuscito a recuperare in extremis il numero di puntate per arrivare alla chiusura della seconda stagione prima di partire con la terza a settembre, e dovrei farcela, però insomma, le cose sono state un po' rocambolesche quest'anno, però insomma il canale di gaming è abbastanza strutturato. Mi piacerebbe riuscire a fare le cose ancora meglio, con ancora più efficienza, tanto da poterla applicare anche a cose un po' più speciali, d'accordo? Così ho più tempo da dedicare un po' agli altri canali e anche quel cicinino in più che mi serve per dedicare più tempo alle cose speciali e poterci lavorare per migliorare l'efficienza anche in quelle. Ok? Però di base sul canale di gaming io penso di aver raggiunto una buona forma di offerta giornaliera di contenuti che sta bene lì. Mi porta via la maggior parte del tempo, ovviamente rispetto agli altri canali non c'è paragone. Ma vabbè, per ora va così. Poi, il canale musicale, quello che si chiama soltanto Crystal Cross. Lì, ragazzi, vi devo dire, è un canale in cui ho deciso per ora di pubblicare semplicemente delle cover, perché mi ci ho dedicato un po' di tempo per trovare una formula anche lì che mi consenta di registrare parecchie cover di canzoni che voglio cantare, di cui voglio fare delle cover. È un canale che per ora ha un'attitudine molto personale, non ci sto puntando tanto per farlo crescere, lo sto facendo quasi più per me, devo dire, almeno al momento. Nel futuro mi piacerebbe farlo evolvere un po', soprattutto per quanto riguarda le produzioni inedite e magari un giorno delle collaborazioni con altri artisti, mi piacerebbe molto. Principalmente sulla voce, perché non sono abbastanza bravo con altri strumenti per puntare a quello. C'è qualche cover con la batteria, ma dovrei rimettermi a studiare, ragazzi. Non so se ciò va. A questo punto forse ho delle idee diverse su cui mi devo chiarire un po', però di base preferisco continuare a offrirvi questo. Per ora una cover a settimana credo che sia un buon compromesso tra la quantità di tempo che ci posso dedicare e la quantità di contenuti che voglio avere. Magari in futuro sarà o diverso o aumenterà, vediamo. Per ora però devo dire che ho raggiunto un buon rapporto tempo-qualità di contenuti offerta. Però sì, vi dico che nel futuro mi piacerebbe fare qualche collaborazione e darvi qualche contenuto inedito. Ma lì stiamo parlando di canzoni fatte a tavolino, soltanto mie, e quindi hanno bisogno di una certa maturazione e di un percorso che, devo dire, è appena agli albori nella mia testa per quanto riguarda delle produzioni inedite. Quindi sarà fra un po'. D'accordo? Il canale di musica professionale. Questo è il canale che forse più mi è dispiaciuto lasciare in disparte, perché è rimasto appeso lì il corso di audio engineering e proprio il canale è rimasto appeso, tra le altre cose, d'accordo? Recentemente l'ho fatto resuscitare pubblicando un vlog, a breve ne arriverà un altro. Ho voluto cominciare con un paio di contenuti molto easy, ma ricomincerà assolutamente il corso di audio engineering per arrivare poi a conclusione, perché a un certo punto finirà, e voglio ricominciare anche con le recensioni. Lì c'è un problema, ragazzi. Qui con questo canale ho un problema effettivamente di workflow, perché i video sono mi consumano del tempo. Se per gli altri canali ho tipo questa inquadratura qui e delle scene su OBS che mi permettono di pubblicare, di registrare le cose molto velocemente, o per esempio nel caso del canale musicale mi sono creato il mio setupino che mi permette di registrare velocemente un po' di take delle canzoni da montare poi, ma con tutti i template già pronti mi sono preparato un po' tutto e l'ho potuto fare con quello che avevo. Per il canale di Audio Pro effettivamente avrei bisogno di attrezzarmi con qualche cosettina in più. In parte coincide con la cosa che vi ho detto del setup da podcast, che posso in parte utilizzare anche per quest'altra cosa, e quindi sarà un upgrade successivo. Ma per ora qual è il problema? È che i video fatti
per essere dei contenuti un po' più di spessore, come il corso di audio engineering, la recensione di certi plugin, l'applicazione di certi trucchetti di mixing o delle cose che riguardano veramente l'audio professionale, in cui non si tratta soltanto di chiacchierare di cose, al momento hanno una produzione lenta per i miei standard, troppo lenta. Spero davvero di porci un rimedio e questo è un punto dolente al momento del mio workflow, perché è una cosa che davvero ci terrei a recuperare, ma allo stesso tempo è una delle cose che ha questo scalino di lavorazione che mi rompe proprio le palle. Non sto riuscendo a superare in tempi brevi e nella maniera più agevole possibile. Questo mi rompe assai. Quello che voglio dirvi comunque è che, nonostante tutto, ricominceranno un po' di contenuti, come ho detto inizio con i vlog, ma passerò al corso di audio engineering molto presto. Quella però è una cosa a tempo. Verso la fine dell'anno vorrei arrivare a terminarlo, il corso di audio engineering, cioè entro alla fine dell'anno, e da lì, ragazzi, saranno vlog, recensioni e varie tecniche eventuali. Spero per la fine dell'anno di essermi attrezzato quel tanto che basta per riuscire a fare questi contenuti con rapidità e qualità. Spero davvero. Per ora mi devo un po' sbattere con mille cose. Vada come vada, ragazzi, ok? Ci vorrà un po' più di tempo e spero tanto col passare dei mesi di ridurre il tempo necessario per produrre questi contenuti per il canale di Audio Pro, che è Crystal Cost Music Production, oltretutto. Non l'avevo specificato, ma va bene così. Quindi questo è lo stato. Poi, per quanto riguarda il canale di politica, ragazzi, lì ho ricominciato, ho cominciato a trattare un po' di cose, avrei tantissime cose di cui parlare, sono un po' combattuto su una cosa, ovvero, per quanto riguarda il canale di politica, ho avuto più volte una sorta di crisi esistenziale del canale, cioè le cose sono evolute. Per quanto mi riguarda, sia il mio pensiero, sia il mio modo di intendere la politica, sia il mio modo di intendere il canale. E questo si è visto sui contenuti. Per esempio, è l'unico canale che ha avuto, per esempio, un tabula rasa, un reset completo. Negli anni passati io avevo fatto abbastanza contenuti su quel canale, ma ho voluto resettare tutto perché tante cose sono cambiate e non mi piaceva il modo in cui avevo fatto i contenuti su quel canale. Non tanto le cose che dicevo, un po' anche quelle, perché anche lì sono un po' cambiato, ma il modo soprattutto. Su quello davvero ci tengo a fare dei contenuti di valore, basati su dati reali, su dati, insomma, consultabili, e quindi voglio lasciare un po' meno spazio all'opinione e un po' più spazio alla ricerca. Ovviamente questo complica assai le cose, d'accordo? E è già da un po' che penso che i canali di politica dovrebbero in realtà essere due, il primo e il secondo. Il primo basato su contenuti più di ricerca, più di approfondimento, su temi particolari, quindi con video meno frequenti ma più sostanziosi. E il secondo molto easy, molto discorsivo, che si occupa di attualità e di chiacchiere politiche, che a me piace tantissimo farle. Questo è il mio dubbio. Se è il caso, perché ho comunque intenzione di rilanciarlo ancora di più, è già partito, ragazzi, ci sono già dei contenuti che potete andare a vedere e saranno sempre più frequenti, perché è una cosa che ci tengo a fare, però io credo che sono indeciso se mettere tutto quanto in un calderone per adesso oppure partire fin da subito facendo il secondo canale parlando lì di attualità. Non lo so, sono un po' in dubbio, perché il canale comunque è piccolissimo, fare già il secondo sembrerebbe veramente stupido, però se già hai in mente di dividere queste cose, non lo so. Effettivamente è una cosa su cui mi sto interrogando e vi devo dire che non ho ancora la risposta. Di temi e di cose di cui parlare invece ce n'ho un bel po', quindi aspettatevi anche lì contenuti arrivare con una certa regolarità e anche lì stando un po' più sul pezzo, ok? Lì mi sono ripromesso di fare un video a settimana, assolutamente, anche in quel caso, ma io devo dirvi che probabilmente ve ne potreste aspettare anche di più, perché le cose di cui parlare sono tante, soprattutto in questo periodo,
Non ho parlato di eventi troppo di attualità, anche perché non volevo fare tanto lo sciacallo con un canale che è rimasto in letargo per tanto tempo e poi misteriosamente risalti fuori volendo parlare di questa cosa. Mi sembrava un po' troppo da sciacallo, quindi ho preferito evitare, ho aspettato un po' e ne ho parlato dopo. Non lo so se è stata la scelta più corretta, molti mi potrebbero dire ma che sei scemo, non hai colto l'occasione, tanti me l'hanno detto, anche persone amiche mie, però ho deciso così, d'accordo? Però sappiate che ci ho lavorato, diciamo carta e penna, mi sono fatto un bel programmino anche per quel canale lì e la domanda rimane, se staccarli immediatamente, fare uno e due, uno approfondimento, due attualità oppure per ora mettere tutto in un calderone, non lo so, devo ancora decidere. E questo sostanzialmente è quanto ragazzi, questi sono i miei canali e questo è più o meno quello che ho in mente di fare per il futuro. E questa è la prima puntata dello State of Chris. Spero tanto che sia una cosa di vostro gradimento per chi vuole approfondire un po' lo stato delle cose, quella che è la mia offerta, proprio me come persona, me come mia attività, come tutto il mio piccolo universo di contenuti che sto creando. Ho ambizioni, ragazzi, e voglio fare sempre di più e sempre meglio nel futuro. Ho intenzione di fare cose che molte cose ancora non ve le voglio dire, soprattutto perché sono soltanto nella mia testa. Per ora vi ho anticipato soltanto quelle che ritengo un po' più raggiungibili, anche se non nell'immediatissimo futuro, però credetemi, ho infinite liste di cose molto più ambiziose in mente e ho intenzione di farle col passare del tempo. Spero davvero che per la fine di quest'anno posso parlare di essere un content creator almeno professionista part time, diciamo così, questo è il mio obiettivo e spero tanto di raggiungerlo con il vostro aiuto e spero tanto che i contenuti vi piacciano e che quindi mi supportiate, d'accordo? Questo è tutto ragazzi, la sezione commenti è tutta vostra per farmi sapere un po' che cosa ne pensate, sappiate che io non ho intenzione di fermarvi e quindi risparmiate i commenti sul è troppo, lascia perdere, cose del genere, no. Voglio cose costruttive, nel senso una valutazione sui singoli contenuti, tutti i consigli che volete, aperto a tutti. Ma io non ho intenzione di fermarmi, è una cosa a cui ci tengo, voglio fare questo universo di contenuti, lo so, è incredibilmente impegnativo, un giorno avrò bisogno di un team, quando ci saranno le condizioni economiche, assolutamente ci saranno persone assunte che mi aiuteranno in questo lavoro, ma per adesso me la devo cavare da solo e quindi però voglio assolutamente farlo, ok? Questa è una cosa su cui sono determinato al 100%, difficoltà o no, ostacoli o no, insonnia o no, problemi di salute o no, tempo o no, io assolutamente voglio farlo, d'accordo? Quindi dicevo, la sezione commenti è tutta vostra, grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link ai miei social e anche tutti i link ai miei altri canali che parlano di tante cose diverse, come vi ho detto appunto in questo video. D'accordo? Noi con lo State of Chris ci vediamo alla fine del mese prossimo, che in realtà è il mese in corso, lo cercherò di non ritardare insonnia e casini permettendo, e quindi appuntamento a fra un mesetto circa per il prossimo State of Chris, ma nel mentre ci sono tanti altri contenuti su questo e sugli altri canali. D'accordo? A presto ragazzi!